quella cosa dobbiamo fare venerdì. Venerdì, va bene. Perché lui viene venerdì, lui viene oggi. Va bene. Ciao, buonasera a tutti. Grazie a Dio, sono meglio, questa settimana magari riprendo con la squadra, mi sento bene e con tanta voglia di mettermi a posto e a disposizione della squadra. In queste giornate in cui tu sei mancato, il Catania ha provato un nuovo modulo, ha provato con più continuità il 3-5-2, tu come ti vedi? Ti vedi sia come esterno destro che come esterno sinistro e comunque questo modulo ti piace? La verità mai ho giocato così, però vedo che la squadra ha capito bene, no? Lo che vuole l'allenatore, perché se vedi è in alza, ma purtroppo lo che è successo domenica, no? Tanti errori che dobbiamo correggere, però credo che la squadra è in alza e va per un bel cammino. Sicuramente quando rientro mi devo mettere a disposizione dell'allenatore e stare a provare, no? A provare, perché è una posizione dove mai ho giocato lì. Sì, vediamo che succede. Devo provare. Non lo so che poi succede. Sono tanti. Sì, l'ho detto prima. Purtroppo la partita è la domenica scorsa, però credo che il Catania è in alza e deve continuare in questa strada. Si parla del tuo rientro, ma in effetti quando è che tu pensi di poter essere in campo per 90 minuti disponibile? Io del primo momento che mi sento bene, che sono al 100%, inizio a allenarmi con loro e sono a disposizione dell'allenatore, che sicuramente sarà il giovedì, domani o venerdì massimo. Dopo io sono a disposizione, la ultima parola sempre c'è l'allenatore, no? La verità no, la vedo così, però sì che il Catania è in alza, ce l'abbiamo tanti giocatori che le tocca entrare e lo fanno bene e siamo bene. Comunque chi entra o chi sale no, si vede la differenza, questo è lo importante di essere in una squadra. La partita? C'è stata una partita che... No, credo che... Che tutti la partita si è giocato veramente bene. Credo che con la dell'Inter magari si è fatto tutto da bene, però l'ultima 5 credo che sono per guardarcela di nuovo e vedere che classe di squadra siamo. Ti
stagioni con il Catania, soprattutto nelle ultime due stagioni, hai fatto un po' fatica all'inizio. L'anno scorso c'è stata l'espulsione nella prima giornata, poi c'è qualche problema fisico. È una casualità, una coincidenza, oppure ci metti un po' più di tempo a calcolare e poi sei esplosivo? No, credo che è una casualità, perché credo che la partita come mi ha fatto male stava andando bene. E comunque, se non mi faceva male e la continuava la partita, sicuramente ora era in altra situazione. Così la vedo io, no? Il campionato del Catania, quindi ci puoi confermare che inizia la prossima partita contro il Chievo? Ci aspettano delle avversarie più abbordabili, ma no, a noi tutti i rivali sono importanti. Tutti. E credo che il Chievo la prossima partita sarà un altro inizio per alzare, per che tutti vedano come il Catania è in crescita. Cosa avete detto in mista stamattina? Siete ritrovati dopo quello che è successo domenica? Non si deve drammatizzare, qualcosa vi ha detto? Sì, qualcosa non ha detto, perché credo che lo che non ha detto rimane dentro lo spogliatoio. No, il Chievo è una squadra forte, però noi penso che dobbiamo pensare solo a noi. Se noi continuiamo a fare quello che veniamo facendo, no? E non prendiamo il primo schiaffo, no? Perché sempre sembra che dobbiamo prendere un schiaffo per reagire. Se continuiamo così, penso che il Catania sarà. Ahora una bella gala. Avete perso 4-0, ma siete ancora al stesso posto in zona Europa League. Questo vi galvanizza a continuare su questa scia, oppure sempre solo la salvezza, sempre solo i 50 punti? No. Noi dobbiamo prima arrivare primo a 50 punti, lo più presto, più subito possibile. Dopo vediamo. Grazie. Ciao.